Non c'erano le 2000 persone che erano state chiamate a raccolta per sostenerle, ma la città di Sassari ha risposto a modo suo con entusiasmo alla gara notturna che ha visto protagoniste le ragazze della Torres nell'impegno di Women's Champions League. Dopo il 4-2 in trasferta arriva un 3-1 in casa contro le slovene del Pomurie, turno superato e accesso agli ottavi. Con molta probabilità sarà la corazzata Francoforte, la prossima avversaria delle rosso-blu, impegno proibitivo vista la forza delle avversarie tedesche. Nella gara di ieri la Torres aveva iniziato collezionando occasioni per tutto il primo tempo, senza riuscire però a sbloccare. Solo un rischio sulla staffilata dalla distanza di Zver, deve indietreggiare Fazio e con un magistrale colpo di reni mettere in angolo. Succede tutto nella ripresa. Al decimo Bartoli serve in aria Tona, che a tu per tu col portiere non conclude, l'azione sfuma. Pochi secondi dopo, ribaltamento di fronte, arriva il gol del Pomurie. Zver, lanciata a rete, coglie la difesa scoperta, fa pochi passi in aria e con un rasoterra supera Fazio. È solo un lampo perché al ventesimo le rossoblù ristabiliscono la parità. Da calcio d'angolo palla in aria, saltano in tante, la sfera resta lì, interviene Flaviano che la butta dentro per l'1-1. Trovata la via del gol, la Torres continua ad attaccare. Al 24esimo arriva anche il vantaggio, tiro di Marchese su cui interviene il portiere Nemeth in tuffo. Il pallone gli sfugge e Tona, ben appostata, la butta dentro per il 2-1. La qualificazione è al sicuro. Al 43esimo ci pensa Giulia Domenichetti ad arrotondare con un'azione caparbia. Lanciata a rete, si difende, dal recupero dell'avversaria viene strattonata, si rialza in equilibrio precario, la mette dentro per il 3-1 finale. Si va agli ottavi. Mister Silvetti e Capitan Tona nel dopogara. Io ho solo da ringraziare le ragazze perché in momenti difficili che stiamo attraversando hanno sul campo trasformato la rabbia che è servita a ottenere questi risultati. È il primo forse passo che facciamo in modo positivo questa stagione, perché in campionato non siamo ancora riusciti a sbloccarci e passare il primo turno di Champions non è per niente scontato.